Voce dei cartoni animati più amati in Italia, Cristina D'Avena dichiara di essersi fermata quando aveva 24 anni, sebbene oggi ne abbia 51. Della sua vita privata si conosce pochissimo perché, per una sua precisa scelta, l'artista ha preferito non raccontare mai molto di se stessa e dei fidanzati avuti nel corso degli anni. Tra l'altro, sebbene sogni di diventare madre, la D'Avena non ha alcun desiderio di sposarsi. Lo dichiara lei stessa, candidamente, a chi le chiede se sia pronta finalmente ad avere una casa e una famiglia tutta sua. Fidanzata con Massimo da diversi anni, su oggi.it le foto con il suo compagno, Cristina vive ancora con sua madre e non ha nessuna intenzione di lasciare la casa in cui vive da sempre. In un'intervista rilasciata a Repubblica, ha dichiarato: "Che male c'è? Poi intendiamoci, non è che io non sia cresciuta, solo che mi sono fermata 24 anni. Ho sempre vissuto con mamma e mia sorella. Vivo ancora con loro. Sogno ancora di avere un figlio, però. La maternità rimane tra i suoi desideri più grandi e forse, solo con un bambino al seguito, Cristina si sentirebbe finalmente pronta a compiere il grande passo e a lasciare l'abitazione di famiglia per cominciare una convivenza." Cristina D'Avena Sanremo 2016. Cristina D'Avena è stata ospite di Sanremo 2016 insieme a tutta una serie di altri grandi artisti. Come Eros Ramazzotti e Laura Pausini, anche lei ha offerto al pubblico dell'Ariston un medley delle sue canzoni più famose. Regina delle sigle dei cartoni animati più amati da grandi e piccini, è sempre stata fiera della voce cristallina che le ha consentito di cantare le canzoni adorate dai più piccoli. "I cartoni non hanno età", ha dichiarato orgogliosa qualche anno fa, e ha tutti i motivi per dirlo. Indimenticabile protagonista di Kiss Me Alicia, Cristina ha interpretato sullo schermo uno dei personaggi più ricordati dalle bambine. Da grande, però, ha scelto di vivere come una principessa moderna. Chi se ne frega?